Sí. Buonasera, ciao, grazie di essere qui con me oggi. Allora, dimmi perché sei qui fare una sessione Reiki, di cosa hai bisogno, qual è il motivo che ti ha spinto a venire da me? C'è bisogno che tu me ne parli? Assolutamente no. Se vuoi sì, ma altrimenti assolutamente no. Ok, io riesco a lavorare lo stesso tranquillamente. Molto bene. Allora io sono Chiara e a questo punto eseguirò su di te una pratica Reiki riequilibrante. Nella armonia, serenità e tanta tanta energia positiva e forza. Ok? Cominciamo con questo movimento giusto. Ok, primo step, accendiamo una candela e bevi un bicchiere d'acqua. Quindi come senti? Fa anche il leggero suono scoppiettante, quindi anche particolarmente piacevole. Chiedi bere tutto questo bicchiere d'acqua, ti aiuterà a rilassarti, a purificare un attimo il tuo corpo, a idratarti, fa sempre bene. L'acqua è sempre, ha sempre un buon pretesto per essere bevuta. Ok, bene, l'hai bevuta tutta, perfetto.
che abbiamo fatto dei passaggi preliminari, ti spiego un po' cosa andremo a fare oggi. Per prima cosa andrò a pulire la tua energia d'accordo e a fare, diciamo, una piccola scansione del tuo corpo e un piccolo comincio ad equilibrare e a portare armonia al tuo corpo, a ogni parte del corpo, attraverso una particolare pietra. Questa pietra si chiama selenite ed è questa qui. Sembra una matita la mia. Molto bella. Questa fase sarà una delle più rilassanti. Alcuni provano dei brividi rilassanti lungo tutto il corpo. Non ci sarà contatto, però comunque può provocare rilassamento profondo. E non c'è nulla di male, anzi. Per rimuovere le energie negative bisogna prima lasciarle andare, quindi rilassarsi, rimuovere le contratture. Come per qualsiasi altra pratica, non si riesce a fare bene un movimento, un qualcosa, e si è contratti, ok? Non si riesce a lasciare andare. Quindi si può trovare così, o si può trovare anche, diciamo, di terapia dei suoni. Spazio, dovremmo invocare l'energia dell'universo e faremo uso di tre simboli del Reiki. Vede qui? Ognuno di questi ha un significato ben preciso che le spiegherò dopo. E attraverso questi invocheremo l'energia. E poi ci sarà un momento di inserimento dell'energia dentro il suo corpo, dentro la sua anima, dentro il suo spirito. Posso darti del tu? Grazie. È molto importante che tu mi dia fiducia completamente, quindi darsi del tu può aiutare tanto. Ok? Molto bene, io non vedo l'ora di iniziare e chiedimi quando vuoi cosa sta succedendo, dimmi come ti senti, potrai sentire un po' di calore, un po' di sudorazione. Può essere normale, un po' di brividi. Dimmi le tue sensazioni. Volta per volta è molto importante anche magari per cambiare qualcosa per me, per capire dove devo andare, se devo approfondire o lasciare stare. Allora cominciamo con la selenite. La passerò a circa 1 o 2 centimetri
del tuo corpo. In questo modo te lo faccio vedere come viso. Disegno un cerchio, una forma circolare. Vado molto lentamente. E veramente arrivo molto molto vicino. Ma non tocco. E vado anche dietro. E faccio ancora delle circonferenze. Dietro anche verso il collo. Molto bene. Ma ho colorato un mandala prima, mi aiuta tanto la concentrazione. Colorare, e visto che avevo un po' di tempo, volevo concentrarmi per questa sessione. Mi rilassa. Sul naso, sulla bocca e sul mento. Adesso passo alle spalle, alle braccia. Ok, faccio questi movimenti lungo le spalle, rilassale. Non c'è contatto e non posso farti un massaggio, non sono nella mia competenza. Ma rilassa le spalle. Rilassa di più. Ok. Scendo lungo il braccio. Come vedi, sempre facendo movimenti circolari. Rilassa il braccio. Braccio lungo il corpo. E le mani. Le mani sono estremamente importanti. Attraverso le mani ci arriva l'energia di ogni cosa, quindi è fondamentale. La parte interiore delle braccia,
verso l'altro. Spalla. Rilassati. Rilassa bene. No. All'interno del braccio. Molto 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 bene. E adesso pian piano che andiamo giù sarà un po' più veloce, perché tutte le energie negative ovviamente tendono a depositarsi qui dove respiriamo, quindi adesso dove respiriamo andrà molto lenta qui sul torace, però molto veloce, ok? Mi concentro nella zona del diaframma, molto importante questa come zona, e questo muscolo sempre in tensione, l'intestino, il nostro circondo cervello, molto bene, e passo un attimo anche tutto, ok? Gambe, piedi. E ancora gambe, piedi. E adesso vado un attimo dietro a fare la schiena, ok? Passo dietro al collo. Le scapole. Ok. E vado lungo la spina, dove sale. Sono Serenita è andato. Mi devo separare dalla mia amata Serenita perché andiamo al secondo passaggio e facciamo spazio, ok? Non so se riesci a sentire anche. Già intanto il tuo corpo è più rilassato sicuramente. Cominciamo appunto a fare spazio, ok? Quindi, letteralmente, graffio via. Graffio via. Via, 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 via. Adesso, con questo movimento, io voglio che tu voglio ottenere uno stop nel flusso di pensieri. Però la cosa importante che voglio fare, che voglio ottenere, è che i pensieri non devono stopparsi, ok? I pensieri devono fluire e poi andare via. Quindi arrivare invece che trattenerli e subire tutte le conseguenze, lasciali andare, ok? Io sto andando facendo spazio, quindi non cercare di bloccarli, di fermarli, ma lasciali arrivare e subito lasciali andare, ok? Ancora, non ti preoccupare, tutti i pensieri, le emozioni. Stai provando tutto. Lascialo andare. Lascialo andare.
levare. Ancora. Rilassati ancora di più. Non cercare di trattenere alcun pensiero, alcuna energia. Lascia andare tutto. Lascia scorrere tutto, i pensieri, le emozioni. Sono fatti per avere un tempo limitato, poi fanno spazio ad altri. Però se tu li lasci andare subito, lasciano dello spazio, ok, libero, che andremo ad occupare noi. Ok. Ok. E adesso ho già fatto dello spazio, vado a scavare un po' più delicatamente avvicinandomi sempre di più al centro. Lo vedo dall'altro sguardo, che va molto meglio. Stai imparando a lasciarli andare subito appena arrivano. Quindi è come respiri e butti subito fuori. E subito fuori, non lasci che entrino. Dopo invece dovrei fare la cosa inversa. Devi trattenere le energie e lasciare che penetri in modo fluido. Molto bene, molto bene, molto bene. Sono contenta come sta andando finora. Lo vedo. Meraviglioso. Ancora un secondo, quasi finito, ma voglio essere sicura. Vado ancora più lentamente man mano che mi avvicino. Questo movimento perché è importante arrivati al centro, visto che siamo un po' più esposti, non permettere nulla di passare, ok? Quindi lascia andare tutto, 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 tutto e via. Via, 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 via. Molto bene, molto, molto bene, molto, molto bene. Adesso siamo pronti a evocare l'energia dell'universo con i tre simboli. Partiamo dal primo, da quello che vedi più lontano da te. Sei chi?
Seiyuki significa io ho la chiave, letteralmente. Il simbolo è fatto così. E adesso lo ando a tracciare. Ok? Quindi così. Che è il simbolo inteso d'amore. Seiyuki. È una chiave emozionale che porta verso il tuo inconscio. Indica pace, serenità, armonia ed equilibrio. Serve a riammonizzare, a riequilibrare ciò che momentaneamente ha perso il suo naturale equilibrio, quindi ho pensato che fosse perfetta per te. L'ultima volta. Adesso passiamo agli altri due. Qui invece vedi Chokurei è questo simbolo qui. Chokurei. Una spirale. Assomiglia. Vediamo una cosa che per conoscere è la chiave di violino. Assomiglia un pochino leggermente. Chokurei è un simbolo potentissimo del Reiki. Potentissimo, potentissimo. Chokurei. Chokurei aumenta immediatamente la capacità di assorbire l'energia Reiki. Chokurei. 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 Significa energia. Vieni a me, rappresenta l'energia dell'universo, qui ed ora,
E poi passiamo al terzo simbolo. Poi siamo pronti per immettere totalmente l'energia Reiki all'interno del tuo corpo. Ok? L'ultimo simbolo è quello. Ed è molto molto difficile anche da disegnare. È qui. Il simbolo è questo, lo faccio lentamente. Così. Origine della connessione. A superare l'illusoria separazione. Fra le cose consente di operare trattamenti a distanza. Sia di spazio che di tempo, supera le barriere di spazio e di tempo. Letteralmente significa l'essere umano e lo spirito. Ok, ci siamo. E ancora. Un altro più vicino a te. Ricevere energia Reiki, senti il calore che proviene dalle mie mani.
Io spero davvero che questo trattamento, che questo momento ti sia stato d'aiuto. Ok? Puoi tornare quando vuoi, se ne hai bisogno un'altra volta. Non è detto che un trattamento sia sufficiente o comunque duri tanto a lungo, insomma. Se te la senti, se ne senti il bisogno, puoi tornare quando vuoi. Quando vuoi, io sono qui che ti aspetto.